una vittoria importante perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che era quella sicuramente della salvezza, che penso che sui 46 punti ci siamo. Quindi faccio i complimenti a tutto lo staff tecnico, al mister e alla squadra, soprattutto perché abbiamo ottenuto questi 3 punti che non erano semplici, io lo sapevo, e la squadra ha mostrato carattere, forza ma anche intelligenza. Quindi complimenti anche all'Alto Casertano, perché questo è esempio di giornata di sport dove hanno giocato fino all'ultimo secondo con voglia e grinta. E adesso ci meritiamo un po' di riposo prima di riaffrontare l'ultimo rush finale di quella settimana importante. Mi premeva appunto dare questi complimenti alla squadra e a tutto lo staff, perché lavora da tempo, a tutte le persone che lavorano intorno alla squadra, perché è un primo traguardo che dedico fortemente alla città di Vasto e al presidente Bolami e al copresidente Scafetta, perché fanno veramente tanti sacrifici e non ci fanno mancare niente. Quindi questo primo traguardo a loro, 2-3 giorni di riposo e ci rimettiamo subito al lavoro per il rush finale. Non è stata una stagione finora facile quella della Vastese, tra Covid, comunque a tanti cambi, ci sono stati anche dei malumori durante questi mesi anche in società, ecco, è stata dura? È stata dura, sarà dura, quindi non abbiamo fatto ancora niente, ci riposiamo 2 giorni e per la città di Vasto e per la società, ripeto, che ci è stata sempre vicina, per quello che vedo quotidianamente da parte di tutti i ragazzi, dai magazzinieri a tutti i dirigenti, al segretario, team manager, a tutto lo staff tecnico, allenatore, continueremo a lavorare così fino alla fine e poi vedremo cosa siamo stati capaci di fare. La partita di oggi ci deve insegnare che siamo un gruppo di lavoro, quindi non solo squadra, un gruppo di lavoro forte, e diremo la nostra fino al 22 maggio. Il futuro è ancora presto. Il futuro lo stabiliremo il 22 maggio, cercheremo di dare alla società il massimo e poi vedremo cosa esce fuori. Una cosa è certa, capisco l'amarezza della società, ma nello stesso tempo bisogna guardare quello che loro stanno facendo in questo momento. Quindi, ripeto, ci stanno vicini, non ci fanno mancare niente e noi spetta a noi raggiungere il massimo, in modo che magari diamo una spinta ulteriore al presidente Bolami e al copresidente Scafetta per ripartire subito per il bene della città.